Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare le riceventi FlySky al Flight Controller CL Racing F4. Le riceventi più utilizzate al momento sono la IA6B, la X6B e la A8S, ma il procedimento è uguale per tutte le altre riceventi che supportano il protocollo IBUS. Vediamo quali cavi collegare per connetterci via IBUS. Nella IA6B utilizziamo un cavo servo e lo colleghiamo nella porta qua sopra facendo in modo di avere il cavo IBUS in alto, il positivo al centro e la terra in basso. Per quanto riguarda la X6B colleghiamo il connettore JST in questo ingresso. Anche qui abbiamo IBUS in alto, positivo al centro e terra in basso. Nella A8S rimuoviamo il cavo PPM. Teniamo solo la terra, il positivo e il cavo IBUS. Spostiamoci nel Flight Controller. I pad dedicati alla ricevente sono quelli sul fondo della scheda. Noi colleghiamo il cavo IBUS nel pad SAT, il positivo nel pad RX5V e la terra nel GND. Non ci rimane che saldare i fili. Adesso avviamo Betaflight, clicchiamo su Connetti e andiamo in port. Qui attiviamo Serial RX nella UART 6, quindi salviamo. Andiamo in configurazione e nel tab Receiver scegliamo Serial Based Receiver. Nel menu a tendina sotto selezioniamo IBUS. Assicuriamoci di attivare USD, quindi salviamo. Nel tab Receiver proviamo il radiocomando per vedere se risponde al movimento degli stick. Perfetto, è tutto a posto. Nell'OSD possiamo visualizzare diversi valori, i più importanti sono il livello di carica della batteria e il segnale RSSI. Dopo aver configurato l'OSD abbiamo finito, possiamo salvare e uscire. Per abilitare il segnale RSSI sulla FlySky FS6 o S6X potete seguire le mie guide, trovate il link in descrizione. Questo era il mio tutorial su come collegare le riceventi FlySky al Flight Controller CL Racing F4. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.